Ci troviamo a Villa Boselli, ad Armadittaggia, per parlare appunto di un argomento di estrema attualità. E siamo con il Movimento 5 Stelle, il rappresentante regionale e la portavoce della Camera. Ci potete spiegare innanzitutto quali sono i motivi di questo no al biodigestore? Allora, innanzitutto la biodigestione anaerobica è testimoniata scientificamente che non è la soluzione, e lo dice anche la comunità europea, alla gestione dei rifiuti e per chiudere il ciclo dei rifiuti nel nostro territorio. Quindi noi diciamo no alle discariche, no agli inceneritori, ma anche no ai biodigestori anaerobici. A cosa diciamo sì? Che noi diciamo sì agli impianti di compostaggio aerobico, che è quello che poi insieme alla raccolta differenziata, al porta a porta spinto, alla tariffazione puntuale, permette di chiudere il ciclo dei rifiuti e portare a trasformare il termine rifiuto in quello che la comunità europea chiede, cioè in una vera risorsa per il territorio. Ecco, come può il problema di Taggia essere portato a Roma e essere trattato a Roma? Ma sicuramente c'è ancora qualche puntino sulla I da mettere sulle normative per quanto riguarda i rifiuti, e in Commissione Ambiente sicuramente sarà portato avanti il lavoro già iniziato dai nostri portavoce nella scorsa legislatura. Basti pensare agli incentivi a questi biodigestori che vengono dati come se fossero delle fonti rinnovabili, cosa che non sono affatto. Bisogna invece incentivare quello che porta al recupero della materia o al non spreco di materia, quello che non va a impattare sull'ambiente e quello che è anche dal punto di vista energetico, economico, 30 o 100 volte superiore rispetto a questi impianti. Mi riferisco agli impianti a energia rinnovabile, quindi il fotovoltaico, l'idroelettrico e il solare. Ecco, una delle altre proposte del Movimento 5 Stelle è quello di aprire una commissione pubblica per trattare la questione biodigestore. Sì, un'inchiesta pubblica firmata dai residenti, sperando che il primo firmatario sia appunto il sindaco, e proprio per rimettere in discussione questo progetto, perché altre alternative abbiamo visto non ce ne sono in questo momento, in questa fase. Abbiamo la possibilità di, come Regione Liguria, di investire risorse sull'impiantistica veramente utile al nostro territorio, e mi riferisco a quello che dicevo prima, quindi a impianti che chiudano il ciclo di rifiuti virtuosamente nel nostro territorio e non a impianti che, come biodigestori anaerobici e mega impianti, perché qui stiamo parlando di un impianto capace di prendere rifiuti oltre la media di produzione della provincia di Imperia, quindi stiamo parlando di un mega impianto, quindi non su questo genere di impianti che vengono definiti tossici per aria, acqua e suolo.